Vai tranquillo. Come sei il Ferragosto? Ma è trascorso il Ferragosto da prima domanda. Allora, 1, 2, 3, un attimo. Vai. Abbiamo verificato gli standardi, sono fermi a quel bellissimo maggio del 2016, 12 scudetti e 12 Coppa Italia, 3 Supercoppe e si riparte da lì i primi d'ottobre. Sì, si riparte da lì, e tutto in ordine, tutto a posto, quindi adesso tocca a noi. Io personalmente, penso anche gli altri, insomma, non vedevano l'ora di riniziare questa stagione e siamo contenti di essere qui come ogni volta, insomma, che si entra a palazzetto. Avete finito di decifrare la scatola nera di una stagione in cui in realtà è mancato poco per arrivare in fondo alle varie competizioni. Qual è il bilancio finale che vi portate dietro in vista della prossima? Beh sì, è stata una scatola nera complicata. La cosa che forse possiamo dire, insomma, che alla fine, dati alla mano, oltre a Civitanova che ha vinto 2 trofei, l'altra squadra che ne ha alzato un altro siamo stati noi, quindi è stata una scatola nera complicata da aprire, ma è stata una scatola nera che comunque ci ha portato qualcosa. E ripartiamo, insomma, da quell'entusiasmo, ripartiamo da quella voglia che avevamo di vincere, che abbiamo di vincere, e quindi questo deve essere il nostro unico pensiero. Ti chiedo di 2 nuovi arrivi, uno è quello di Bruno Resende, che è nuovo fino a un certo punto, e l'altro è quello di Tosi, che è comunque un libero di alto livello che verrà a farti compagnia in questo ruolo. Beh, io sono felicissimo di tutte e due, di Bruno perché logicamente sappiamo tutti il valore in dubbio, insomma, di questo campione, per noi anche avere uno spogliatoio in campo è sicuramente un'arma in più, per Modena è un'arma in più. E di Tosi sono contento perché quest'anno, comunque, non avendo le coppe, sarà necessario avere dei compagni di squadra di altissimo livello come Federico per allenarsi tutti al meglio, in modo che poi la domenica saremo sempre più battaglieri e sempre più agguerriti. Da veterano, come vedi il gruppo che si formerà questa stagione e anche inserito in quello che è il lotto delle pretendenti ai risultati più importanti? Beh, siamo sicuramente, insomma, una rosa che non ha bisogno di presentazioni, ma come lo sono, insomma, altre 3-4 squadre in questo campionato. Dobbiamo essere cauti perché sappiamo, insomma, sulla nostra pelle cosa vuol dire cambiare un allenatore, quindi trovare dei nuovi meccanismi e delle nuove amalgame. Noi possiamo ripartire, insomma, sicuramente dall'asse Bruno Erwin, che, diciamo, è stato congelato per un anno, ma adesso torna in vigore, e secondo me possiamo e dobbiamo e vogliamo soprattutto far bene. Freddo e il ritorno di Bruno, al di là dell'ovviamente valore tecnico, secondo te cosa può riportare alla squadra? Beh, entusiasmo sì, senza dubbio, sia alla piazza, insomma, che alla squadra, ma comunque Bruno è un grandissimo campione, quindi quello che potrebbe portare a noi lo porterebbe ovunque. Noi siamo contenti di averlo qui, siamo onorati di averlo qui, non vediamo, insomma, l'ora che si riuniscano. Dopo tanto tempo è passata un'estate in famiglia, insomma, sei stato super contento di passare col tuo bimbo e tua moglie, però quando ti è mancata quella maglia azzurra quest'estate? Mi è mancata perché c'ero anche affezionato, insomma, erano 5 stati che facevo parte del gruppo azzurro, quindi un po' è mancata sicuramente. Sono comunque una persona fortunata perché invece che rimpiangere questa maglia, insomma, ho avuto anche il privilegio di fare il papà quest'estate, quindi di godermi mio figlio in dei momenti che poi comunque non sarebbero più tornati, quindi andare in nazionale quest'estate sarebbe dovuto significare, insomma, precludermi il primo anno di età di mio figlio, la prima estate al mare dove realmente si poteva interagire con lui, e sono felicissimo di averla passata, insomma, in questa mia nuova veste. Ovviamente l'obiettivo è quello di riconquistare anche la maglia azzurra per questa stagione. L'obiettivo è di riconquistare tutto, quindi partiamo così. Ultima cosa, Totò, insomma, siamo con Bruno e Ngapè, sono fuori ancora un po' per nazionali, tu sei il grande esperto di questo gruppo, farei da chioccia anche a molti ragazzi giovani, insomma, ti senti anche pronto ormai per questo ruolo di leader a Modena dentro e fuori dal campo? Ma è pronto, insomma, non si sa, io sono felice, insomma, che possa pensare una cosa del genere, sarò felice se altrettanto qualche ragazzo, insomma, venisse a chiedere qualcosa, perché comunque Modena è una piazza particolare, bellissima e da alcuni punti di vista anche un po' complicata, quindi bisogna muoversi comunque sempre adagio, non esaltarsi per le vittorie, non demoralizzarsi per le sconfitte, perché, insomma, possiamo far bene e Modena può aiutarci a far bene, quindi dobbiamo saper rincastrare le due cose.